Your Brain presenta le 5 donne più alte della storia. Yao Defen. Yao Defen nacque nel 1972 in una famiglia di agricoltori della provincia cinese di Anhui. Nonostante alla nascita avesse un'altezza e un peso normali, presto iniziò a crescere in modo spropositato, ma solo all'età di 15 anni, quando aveva superato i 2 metri di altezza, fu portata da un medico. La causa della sua crescita inarrestabile fu individuata in un tumore dell'ipofisi che aveva portato a una produzione eccessiva di ormone della crescita. Purtroppo, a causa della povertà della sua famiglia, la ragazza non poté essere operata e continuò a crescere fino a raggiungere l'altezza di 2,34 m per 179 kg di peso. Quando si diffuse la voce della sua incredibile altezza, molte squadre di basket si fecero avanti per metterla sotto contratto. Tuttavia, lei era troppo debole per fare sport. Non sapeva nemmeno leggere o scrivere, quindi per sopravvivere fu costretta ad andare in giro con suo padre ed esibirsi per guadagnare un po' di elemosina. Infine, nel 2002, una rete televisiva si offrì di coprire i costi dell'operazione in cambio della realizzazione di un documentario sulla sua vita e così riuscì finalmente ad arrestare la sua crescita. Purtroppo, solo 10 anni dopo l'operazione, morì improvvisamente a 40 anni. Jane Bamford. Jane Bamford, nata a Birmingham il 26 giugno 1895, con la sua altezza di 2,41 m, è considerata la donna più alta nella storia del Regno Unito e la quarta più alta del mondo. La sua crescita incontrollata iniziò a manifestarsi a 11 anni, quando a seguito di un incidente batté la testa riportando un danno alla ghiandola pituitaria, che da allora iniziò a secernere ormone della crescita in quantità abnorme. Nonostante fosse molto brava a scuola, fu costretta ad abbandonarla a soli 13 anni, perché ormai era troppo grande per le sedie e i banchi. Nel corso della sua vita le furono offerti molti soldi per esibirsi nei circhi, ma lei rifiutò sempre, preferendo lavorare come babysitter per i bambini del suo quartiere. A causa della sua altezza, sviluppò gravi problemi di postura e fortissimi dolori articolari, che la costrinsero sempre più a vivere da reclusa, fino alla sua morte, avvenuta all'età di soli 26 anni. Anna Haining Bates. Anna Haining nacque in Canada il 6 agosto 1846, terza di 13 fratelli. Nonostante tutta la sua famiglia avesse un'altezza nella norma, le sue dimensioni si dimostrarono eccezionali fin da subito. Alla nascita pesava 7,26 kg, a 6 anni era alta come sua madre, a 12 anni era alta 1,96 m e raggiunse la sua massima altezza, 2,42 m, a 18 anni. Un giorno, visitando un circo, venne notata dal padrone che l'assunse come attrazione. In quel circo lavorava un altro gigante, Martin Van Buren, alto 2 metri e 34 centimetri. I due iniziarono ad esibirsi insieme e ben presto si innamorarono, sposandosi il 17 giugno 1871, diventando ufficialmente la coppia più alta della storia. Nel 1879 Anna partorì un figlio che pesava 10,7 kg ed era lungo 75 centimetri e tutt'oggi è considerato il neonato più grande della storia. Zheng Jinlian. Zheng Jinlian è stata la donna cinese più alta di sempre e la seconda donna più alta della storia. Nata a Hunan il 26 giugno 1964 in una famiglia di bassa statura, la sua crescita spropositata iniziò a manifestarsi fin dalla nascita. A 4 anni era già alta 1,56 m e a 13 anni aveva già ampiamente superato i 2 metri. Continuò a crescere per tutta la sua vita arrivando a misurare 2,46 m il giorno della sua morte, che avvenne prematuramente il 13 febbraio 1982, a soli 17 anni. Ella Ewing. Con un'altezza di 2,54 m, Ella Ewing è considerata la donna più alta della storia. Nacque il 9 aprile 1872 nel Missouri in una famiglia di contadini. Alla nascita aveva un'altezza nella norma e la sua crescita spropositata si manifestò solo dopo i 7 anni, portandola a superare i 2 metri a soli 14 anni, per poi interrompersi a 22 quando raggiunse la sua massima altezza.
Fin da bambina venne presa in giro per le sue dimensioni, per questo era molto timida, ma per questioni economiche a 20 anni accettò di esibirsi nei musei e nei circhi con il soprannome di Gigantessa del Missouri, permettendo alla sua famiglia di guadagnare moltissimi soldi. La sua morte avvenne per tubercolosi il 10 gennaio 1913 all'età di 40 anni e la causa della sua altezza incredibile non venne mai scoperta.